Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Giovanni. In questo video, il primo del 2021, volevo portarvi la recensione del mio regalo di Natale 2020. Eccolo qui, questo è il Boombox GPO Brooklyn. È praticamente una rivisitazione in chiave moderna di quelle che sono state le radio cult degli anni 80, quelle che avete già incominciato a vedere nel mio canale. Sono le radio che praticamente cerco di restaurare, di ripristinare alle loro condizioni iniziali. Questa è una radio in realtà che non è una grossa novità, perché ho visto che dal 2018 è comparsa nel mercato, anche se da noi qua in Italia non ne ho viste mai nessuno in giro. Infatti si trova prevalentemente nel mercato digitale, perciò online. Vi lascio in descrizione il link per l'acquisto su Amazon e su altri store digitali. Ma veniamo all'unboxing. La radio non l'ho ancora aperta, ho riservato proprio l'unboxing per questo video. Eccolo qua. All'interno della confezione troverete l'alimentatore, perché appunto viene collegato a corrente 220 volt, ma tramite un alimentatore. In questo caso è un 15 volt da 1,5 A. Viene fornito con due prese, quella inglese. Ricordo che GPO è un marchio inglese, di conseguenza danno la spina quella UK, ma c'è anche la spina europea con la Schuco. All'interno poi troverete un piccolo user manual, un piccolo manuale, credo anche, spero, anche in italiano, ma non è detto. Vediamo subito. Allora, sì, c'è anche, come lingua finale, c'è anche l'italiano. Bene. Allora, qui possiamo vedere già l'estetica. È proprio veramente un richiamo e un tripudio a quelle che sono le radio anni 80, a iniziare dalle cromature, all'estetica ovviamente, cassetta centrale, casse stereo. In questo caso addirittura sono due vie, facciamo un buffer e un tweeter, doppia antenna, un po' come i boombox quelli belli di fascia alta, e ovviamente il grosso enorme maniglione per il trasporto. La radio misura 60x30 ed è profonda 14, ma soprattutto pesa 10 kg, perciò veramente un bestione da portare in giro. Promette 40 watt per 2, ovvero 80 watt. Ovvio che sono dati, come sempre, dichiarati e promessi, ma non sono sicuramente reali. Comunque poi lo scopriremo ascoltandola, soprattutto ne scopriremo la qualità. Allora, c'è una cosa da dire, oltre che al discorso alimentazione: essendo una radio trasportabile, funziona a pile. Mentre le vecchie radio, quelle diciamo anni 80, avevano bisogno di decine di batterie torcia dal costo esorbitante, in questo caso la GPO è dotata di una batteria ricaricabile al litio, con il vantaggio appunto che potete ricaricarla molto velocemente. Dichiarano una ricarica rapida completa in circa 1,5 ore, con il suo caricabatterie appunto, e la batteria vi garantirà un'autonomia di circa 4 ore. Ovviamente dipende da cosa ascoltate e a che volume. Allora, veniamo alle parti salienti e tecniche, insomma, di questa radio. Ovviamente c'è la radio classica FM con la scala graduata, ma ovviamente per essere moderna e aggiornata è presente anche la radio DAB Plus, tra l'altro col tasto info, perciò dovrebbe dare anche le informazioni delle stazioni radio che state ascoltando e di quello che state ascoltando. In più è fornita di un lettore CD con caricamento frontale qua verso nell'alto, cioè una feritoia nel quale è possibile appunto ascoltare il lettore CD, ed è provvista ovviamente anche di un mangiacassette che, come il vinile, anche se ovviamente un po' meno, ma come il vinile sta tornando di moda, perché ormai c'è un ritorno alla moda anche della cassetta. Oltre a questo è presente il Bluetooth, perciò c'è la possibilità di interfacciare il cellulare e ascoltare direttamente la musica dai servizi digitali, come per esempio può essere Spotify, o anche direttamente la musica da
YouTube, ma sono presenti, che poi lo completano sicuramente, anche sul lato qui sinistro una porta USB che permetterà di poter collegare una chiavetta di memoria con i propri file MP3, un ingresso AUX, un'uscita AUX e due ingressi microfonici separati. Perciò la dotazione direi che è molto 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 completa. Bene, fatto ciò, andiamo a prendere l'adattatore succo e proviamo ad accenderlo. Allora, una volta collegato il suo alimentatore nello spinotto posteriore, che poi è posizionato posteriormente, si accende la luce LED che ovviamente indica anche lo stato di carica, oltre che appunto il passaggio di tensione. Bene, andiamo a vedere come funziona la radio. Prima cosa, allora, qui abbiamo una knob, una manopola che permette di poter selezionare ovviamente le sorgenti. In questo caso abbiamo radio, cassetta, CD, USB, Bluetooth e ovviamente l'AUX in. Su questo connettore qui, questo interruttore qui, permette di selezionare una diversa visualizzazione dei LED presenti per indicare il livello sonoro. Questa knob è quella del bilanciamento, questa è quella del volume, qui invece è la manopola della ricerca della Radio DAB, mentre quella più grossa dietro posteriormente serve per la ricerca della radio FM. Per quanto riguarda la modalità FM, c'è la possibilità con questo switch di passare dalla FM al DAB. Qui invece si possono regolare, come sulle radio anni 80, gli alti e i bassi. Qui sotto è presente una cuffia e questo invece è il tasto per l'accensione. Non so se si riesce a vedere, ovviamente collegando la corrente, si è illuminato anche l'orologio, perché è presente anche un orologio digitale qui integrato nel display. Diamo l'accensione. Nel LCD presente superiormente qua nella parte sinistra compare ovviamente la sorgente che sta ascoltando, in questo caso è appunto la radio. Siamo partiti con la radio e incominciano già a visualizzarsi i volumi del V-meter nella radio. Andiamo a fare una selezione. Ok. Definitivo. Ok, lascio della musica, del parlato anziché della musica, perché sapete benissimo che su YouTube, se c'è della musica, dopo tot secondi che hai coperto da copyright, viene demonetizzato. Ok, come avete visto, appena si alza il volume, cambia il volume del, diciamo, dei LED del V-meter. È fatta già proprio con i contenitori d'alluminio al centimetro. Ecco, una cosa che si nota subito è che quando si alza il volume, non hanno un'autoregolazione del picco, ma in base al volume, a quanto alzate il volume, il V-meter va subito in fondo scala. Forse questo è, ecco, uno dei primi punti negativi. Qui sopra, sotto la scala graduata della radio, si visualizzano le sorgenti, quale sorgente è attivata. Infatti si illumina di verde la scritta radio. Di vari formaggi, certo. Avrei preparato delle pizzettine di riso. Allora, per la regolazione del balance, girando è digitale, perciò non c'è un, come sulle radio, diciamo, anni 80, lo scalino centrale che ti indica che sei al centro, ma dal display compare la scritta R11, perciò c'è una scala da 0 a 11 per andare tutto a destra e L11 per andare tutto a sinistra. Ovviamente quando siete al centro verrà fuori il balance 0-0, perciò siete perfettamente centrati nell'ascolto. Proviamo ad ascoltare invece la radio DAB. Di solito alle prime accensioni della radio DAB fanno la scansione di tutte quante le emittenti. Infatti vedo che è partita la ricerca. Alziamo magari anche
le antenne, perché la radio DAB, soprattutto nella mia zona, ancora non è coperta benissimo. L'abbiamo visto nell'altro video in cui ho recensito una radio DAB, la August, ve lo lascio sempre in fondo alle schede. Era tra l'altro anche una giornata molto piovosa, perciò il segnale già è scarso, quando piove poi ovviamente è ancora più scarso da ricevere. Per il momento ho trovato 59 stazioni, ok, spero che si riesca a vedere dalla telecamera. Compare nel display, compare l'indicazione della radio che state ascoltando e ovviamente anche il brano che la radio DAB sta trasmettendo. In questo caso è Radio Freccia, qui sta comparendo adesso il numero telefonico per dare, vediamo se rock music, la frequenza 90 kilobit per secondo, carino perché vengono fuori tutte le scritte. Radio Freccia, il volume, sì, la qualità del DAB ovviamente è ottima perché trasmette completamente in digitale, un po' come il nostro digitale terrestre, di conseguenza non ci sono disturbi in sottofondo, al contrario della radio FM, e la qualità è molto molto buona. Ok, alzando al massimo ho già capito che ovviamente i 40 watt promessi sono abbastanza lontani da essere raggiunti. Ok, spostiamoci adesso su tape. Spero che si veda anche dalla telecamera. Appena si switcha sul selettore tape si illumina un contatore illuminato con le LED rossi, c'è di fianco anche il tasto reset, però è continuamente acceso, perciò questo non parte in realtà quando premete play, ma automaticamente parte il countdown appena switchata la sorgente tape. Ok, proviamo allora la cassettina. Questa è una cassettina che ho registrato con la piastra di registrazione della Pioneer, che ho messo a posto in un video, vi lascio anche questo nella descrizione delle schede, comunque lo trovate nei video del mio canale, e vi ho inciso delle canzoni con copyright free direttamente da YouTube, perciò in questo caso possiamo fare una prova di ascolto senza temere che il video venga. Diciamo che dalla cassetta la resa è sicuramente migliore, alziamo un po' gli alti e qualcosina più bassi. Diciamo che non è male, dai. Tutto sommato si fa apprezzare. Ok, sulla cassetta non è presente l'autoreverse, così come purtroppo non è presente neanche la ricerca delle tracce, come invece normalmente lo trovate nelle radio, quelle diciamo un pochino più belline, nelle radio anni 80. Continuiamo con l'ascolto, cambiamo sorgente e andiamo sul lettore CD. Ok, è partita subito la lettura del CD, una specie di rumore meccanico che cerca di capire se è presente il CD. Io ne ho preparato uno sempre con musica tirata giù da YouTube, non so se il verso è questo, teoricamente lo mettiamo così, dovrebbe essere il verso corretto. Compare close, ora è read. Non è silenziosissimo, si sente, non so se lo percepite dal microfono della telecamera, si sente un rumore di rotazione del disco. No, allora, probabilmente andava al contrario.
quando premete il tasto eject viene fuori open. Proviamo dall'altra parte. Ok, il verso giusto perciò era con la faccia che si legge sul back, sul posteriore. Quando vengono lette le tracce, di conseguenza vi dice la commissione di lettore CD il numero di tracce contenute, 22. Allora siamo partiti in introduzione automaticamente senza fare nulla, traccia 1, e qua incomincia il counter della durata della traccia. I tasti per il controllo sono qui, abbiamo il tasto play, abbiamo il tasto indietro, il tasto avanti, il tasto stop, anzi no, pardon, è un tasto... Ah, questo è un tasto previous, perciò un tasto ritorna all'inizio. E tasto indietro, tasto stop, tasto avanti, tasto next per quanto riguarda appunto la traccia, ed è compare qui anche un tasto rec, perché c'è la possibilità dal tape e dal CD di poter convertire automaticamente, collegando sulla porta USB una chiavetta di memoria, quello che state riproducendo sulla cassetta o sul CD direttamente in MP3. Perciò se avete delle vecchie cassette da dover riversare, questa radio lo fa. Poi magari faremo anche un test per capire il file MP3 che genera, in che qualità appunto viene generato. Direi che il passaggio da una traccia all'altra è molto veloce. Cambiamo ancora sorgente e adesso proviamo la chiavetta USB. Qui ne ho presa una molto grande, che è una 128 giga, tra l'altro formattata con formattazione XFAT. Vediamo se la legge. No USB, mi è comparsa adesso la scritta read nel piccolo display, folder 1, ed è partito automaticamente con la lettura, perciò anche in questo caso nessun problema nella lettura del file MP3. Queste purtroppo non sono canzoni col copyright free, perciò devo abbassare il volume subito dopo. E a questo punto facciamo anche il test del Bluetooth, visto che è presente, vediamo anche la velocità con la quale si collegherà al nostro dispositivo, in questo caso il mio Redmi Note 10. Andiamo subito a fare ricerca dei dispositivi Bluetooth. Ok, compare proprio GPO Bluetooth, GPO Brooklyn, selezioniamo, associa, perfetto, l'ha fatto praticamente immediatamente, apriamo Bluetooth. Possiamo partire, ovviamente, pubblicità. Partito Bluetooth. Cheers.
Considerazioni finali. Allora, cosa mi è piaciuto? Sicuramente l'estetica, è una radio comunque molto bella e appariscente. Una discreta completezza per quanto riguarda le sorgenti sonore, perciò abbiamo radio, radio DAB, radio FM, cassetta, USB, Bluetooth, lettore CD. L'audio, tra l'altro, è anche direi discretamente buono, con tutte le radio molto molto più costose e comunque suonavano sicuramente peggio di questa. Cosa invece non mi è piaciuto? Allora, la batteria secondo me poteva essere migliorata in capacità, la possibilità, lo spazio ce n'era, anche il peso sarebbe stato influente, il maggior peso sarebbe stato influente, visto i 10 kg di peso totali della radio. E altra cosa che non mi è piaciuto è il fatto che non c'è una percentuale di batteria né a livello LED né a livello di percentuale sui display, ma che infatti la possibilità di capire quanta batteria residua è rimasta, anche per evitare di dover uscire e di trovarsi poi con il boombox scarico. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è il posizionamento delle antenne, che è anteriore alla maniglia. Ciò fa sì che ogni qualvolta che io voglio trasportare la radio, le antenne devo praticamente ripiegare su loro stesse. Cosa che avrei preferito diversa sarebbe stata la dimensione dei display, sicuramente maggiore, di un colore magari anche un po' più appariscente, un po' più evidente e con più informazioni, anche perché lo spazio per poterli inserire c'era sicuramente. Un'altra cosa che mi sarebbe piaciuto vedere che non c'è è la retroiluminazione della scala graduata della radio FM, come si trova in diverse radio degli anni 80. Così come poi un'altra cosa che non mi è piaciuta è il V-meter, per quanto abbastanza scenico. Hanno un po', diciamo, economizzato la messa in opera di questo V-meter, intanto che la sua luce, quando è in funzione, penetra anche dal selettore delle sorgenti e si vede perciò attraverso le plastiche. Sicuramente avrei potuto cercare un po' più di qualità né cura nei particolari. Altra cura dei particolari che manca, per esempio, sul plexiglass della scala graduata, ci sono gli incastri completamente a vista. Altra cosa che secondo me poteva essere implementata era l'autoreverse sulla cassetta, che oggigiorno sicuramente non guasta, e la ricerca di brani con il tasto forward e il tasto rewind. Bene, se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e attivate la campanella così sarete avvisati quando metterò dei nuovi video. Bel mi piace, ciao ragazzi! Al prossimo video.